Oggi tra i beati c'è anche Fra Gabriele Maria Allegra, missionario francescano nato a San Giovanni la Punta nel Catanese il 26 dicembre del 1907 e morto ad Hong Kong il 26 gennaio del 1976. Stamani ad Acireale, nel cui collegio serafico Fra Gabriele entrò ad 11 anni, è stato celebrato il rito di beatificazione presieduto dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi che, durante l'omelia, ha definito padre Allegra un uomo enciclopedico. Fu nel 1928 che esplose in lui una irresistibile vocazione a recarsi missionario in Cina. E fu allora che nel giovane studente di teologia balenò per la prima volta l'idea di tradurre la Bibbia in cinese. Si tratta di una grandiosa impresa letteraria della Chiesa Cattolica Cinese, lodata da cattolici e anche da non cattolici. In migliaia hanno affollato Piazza Duomo ad Acireale, la città delle 100 campane, provando una forte commozione dinanzi alle parole pronunciate dal cardinale Amato alla presenza, tra gli altri, dei cardinali Paolo Romeo e Salvatore De Giorgi, di Monsignor Mariano Crociata, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, e di tutti i vescovi siciliani, nonché del cardinale Joseph Zenzekyun, arcivescovo emerito di Hong Kong. E, dopo essersi soffermato sull'umiltà di Fra Gabriele Allegra, il cardinale Amato ha posto l'accento sugli insegnamenti che ha lasciato. Io credo che siano molteplici le lezioni che egli può offrirci, offrire ai confratelli, offrire a tutti noi, religiosi e laici. Ma non possiamo trascurare l'appello più pressante che egli può rivolgerci oggi, e cioè l'amore alla Sacra Scrittura, con l'intensità di cuore e di mente che ebbe lui. Domani la conclusione delle celebrazioni. Alle 10.30, ancora ad Acireale, in cattedrale, la cerimonia di ringraziamento. Alle 18.30, a San Giovanni la Punta, la consegna della reliquia del Beato alla parrocchia della Chiesa Madre.